Sarà una settimana santa di passione quella che attende la Bartocini, Forti fortinfissi perugia alla penultima curva del campionato. Infatti le magliette nere sono state superate da Pinerolo e per la prima volta nel corso della stagione piombano al penultimo posto, che vuol dire retrocessione in A2. Rischia dunque di essere fatale il capo è arrivato per 3-0 sul campo di Chieri, con le piemontesi determinate a mantenere la quarta posizione in campionato e il vantaggio su Novara, che colgono così un successo prezioso festeggiando nel migliore dei modi, davanti al proprio pubblico, la vittoria in Challenge Cup. 25-19, 25-20, 25-20, parziali di un match che Chieri di fatto ha sempre avuto in pugno. Solo all'inizio del secondo parziale le ragazze di Bertini sono state capaci di mettere la testa a Avanti nel punteggio con le padrone di casa brave però a reagire e a riprendere il controllo della partita, guidate dalla solita ispirata Groberna, autrice di 16 punti e Casot, MVP dell'incontro con 15 punti. Il successo colto da Pinerolo, capace di andare a vincere per 1-3 a Cremona sul campo di Casalmaggiore, di fatto adesso mette le magliette nere con le spalle al muro. La classifica infatti recita Bartcini Forti Infissi a quota 17, Pinerolo a 19. Nell'ultimo turno in programma. Sabato sera al Pala Barton le Umbre riceveranno la capolista Conegliano, mattatrice assoluta della regular season che ha già blindato il primo posto. Per mantenere la categoria Perugia dovrà battere le Venete allenate dall'Umbro Santarelli per 3-0 3-1 e sperare che Pinerolo in casa non raccolga punti nel derby contro Chieri. Insomma più che un'impresa servirà un miracolo per risorgere, altrimenti sarà retrocessione.